Tutti gli episodi di cui si è parlato poc'anzi stanno a testimoniare che noi stiamo assistendo a un sistema che sta per collassare. È un sistema basato su speculazioni finanziarie, su lavoro spesso non reale, su clientelismo, su soldi che vengono stampati dallo Stato tramite il signoraggio bancario e poi vengono riversati alle clientele. È un sistema che va cambiato in maniera decisa e lo dobbiamo fare rapidamente prima che di questi episodi ne succedano tanti, tanti altri in maniera più diffusa. Quindi bisogna cambiare radicalmente, bisogna cambiare mentalità e bisogna fare riferimento a un'economia reale, concreta, partendo, noi riteniamo, soprattutto da quelle che sono le risorse preesistenti del territorio, migliorando, non facendo di più, ma semplicemente migliorando, riducendo sprechi, facendo quindi un'ottimizzazione delle risorse. Parlando di risorse che ci sono qui già presenti sul territorio e che possono essere sviluppate in maniera ecocompatibile, perché è importante anche la qualità della vita, quindi produrre ma anche vivere bene. C'è bisogno di reddito, ma c'è bisogno anche di salute. Allora, noi nel territorio salernitano abbiamo una serie di eccellenze che sono il carciofo di Paestum, il limone della Costa d'Amalfi, il fico bianco del Cilento, la nocciola di Giffoni, l'olio d'oliva Cilento, l'olio d'oliva colline salernitane, colatura di alici di Cetara, fagioli di Controne, mozzarella di bufala campana, ricotta di bufala campana, E tanti altri, no? eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questi sono il risultato sicuramente di sforzi di persone che di ricchezza del territorio. Bisogna puntare sul territorio, sulla riqualificazione ambientale, sulla bonifica ambientale, in modo da essere gradite dal mercato e che anzi facciano da leva per un turismo enogastronomico che rappresenta al giorno d'oggi l'80% del turismo in Italia. Quindi guardiamoci in faccia, guardiamoci attorno, cosa abbiamo? Sfruttiamolo e sfruttiamolo con intelligenza, non portandolo al limite. Per esempio, noi del Movimento 5 Stelle proponiamo anche il tema della connettività. Favoriamo la diffusione di Internet, non solo per favorire una migliore informazione, e qui c'è un'altra carenza nel nostro paese purtroppo, ma anche perché le aziende italiane sono indietro da questo punto di vista. Tramite Internet si può commercializzare molto meglio il proprio prodotto, si possono diffondere informazioni, raggiungere informazioni, si possono creare canali di marketing. E quindi diciamo che noi siamo anche favorevoli all'utilizzo di tecnologie in maniera intelligente e che siano delle risposte reali, al di là di risposte normative, contronormative, norme su norme che vengono continuamente abolite, eccetera. Sentiamo Mino Pignatari, ai tanti lavoratori del gruppo Alvi. Che risposte dare alla vicenda anche che rischia di svilupparsi del gruppo Despar, oppure delle arti grafiche di Mauro? Cioè, parliamo di fronti di crisi molto ampi, insomma. Il giro stavolta lo riprendiamo da Nicola Aldo Gallo, così alterniamo le conclusioni, diciamo. Prego. Beh, la risposta immediata potrebbe essere sicuramente utilizzare fondi statali laddove disponibili per la creazione di cooperative, società o associazioni più che altro che possano creare comunque lavoro e dignitoso, e che servano un poco da paracadute per queste persone che si trovano in una condizione di particolare bisogno e difficoltà, dove, ripeto, ci possono essere queste risorse statali. Sicuramente favorire poi un ambiente sano che possa consentire anche a queste persone, un ambiente imprenditoriale, la legalità, un ambiente sano che possa consentire a queste persone di rimettersi in maniera autonoma nel mondo del mercato. Di sicuro non possiamo permetterci parassitismi, cioè di creare stipendi in cambio di lavoro che non c'è. In ogni caso la soluzione deve essere qualcosa di produttivo e anche di sano. Insomma, chi sta meglio ha il dovere di rinunciare magari a qualcosina per aiutare chi sta in una situazione molto peggiore. Ecco, questa C'era è un l'ottica rapporto, è generale. cominciato un ciclo di conferenze promosso dalla Caritas a Salerno. Si parla di disagio economico, ma anche di disagio psichico. E, insomma, aumentano i nuovi poveri, che sono in particolare i papà Beh,
separati, sì, cioè vorrei... aumentano le persone che vanno, che hanno bisogno anche di andare a mangiare alla mensa dei poveri. Ecco, io di questo sto parlando, cioè di, del vicino di casa che all'improvviso scopriamo essere povero, non perché chiede l'elemosina per strada, ma perché non riesce. Ecco, poiché c'è una competenza specifica, parliamo di elezioni regionali, c'è una competenza. La regione fa le leggi, no? Certo. Quindi voglio dire, parliamo di un ente che decide in determinati settori, in determinate materie. Ecco. Stanziare dei fondi in questo senso, sicuramente, questo è la vostra indicazione. Sentiamo Emiliana Mangone e poi Per quanto riguarda la risoluzione, insomma, di questo problema, di questa emergenza, ecco, io parlo magari in termini un poco più generali e in termini meno tecnici, anche perché sono più che altro un cittadino prestato all'impegno civico. Lei la di politica. Cosa si occupa? Io sono un agente pubblicitario e non è che non ho militato in partiti, anzi chi si candida nel Movimento 5 Stelle ha dovuto sottoscrivere appunto questa dichiarazione di non aver di quindi non aver avuto pezza di partito. Comunque, volevo dire non è un handicap per i partiti. No, non è un handicap, no, però no, diciamo che noi ci sganciamo dal sistema dei partiti che a nostro avviso è un po' degenerato. Comunque, per ritornare alla questione di cui stavamo dibattendo. Allora, in termini diciamo più generali di sistema, io penso che bisogna dare una risposta all'emergenza. Però bisogna comunque fare in modo che poi questa risposta non crei ulteriori emergenze. Allora, in termini più generali, e sarò molto sintetico in questo, dico che dobbiamo anche cercare un po' di far passare l'idea in questa nostra società che si può vivere bene anche circondandoci di meno oggetti superflui. Allora, tutto il rispetto a queste persone che si trovano in una situazione drammatica e va risolta rapidamente, però dobbiamo cercare di creare anche una società che crei meno sprechi in modo tale che invece ci si indirizzi verso cose concrete e reali che servono di più. Era una piccola glossa. Questo argomento si riaggancia anche a quella precisazione che ho fatto prima. Innanzitutto un secco e netto no al termovalorizzatore e neanche all'inceneritore di Acerra. Così proprio è un fallimento quando si arriva a questo stadio. Noi siamo per il ciclo rifiuti zero, cioè a partire a monte, a creare meno rifiuti, a cercare di favorire un consumo consapevole da parte delle persone, poi ridurre il packaging, ridurre il confezionamento, cioè l'imballaggio, il confezionamento, favorire i prodotti acquistati alla spina. E poi dopo la fase successiva è la raccolta porta a porta, una differenziata fatta in maniera capillare e poi ancora continuata attraverso un trattamento meccanico manuale, che è un trattamento all'avanguardia, che fa sì che effettivamente tutto quanto venga recuperato e quindi nulla debba andare e quindi ad avvelenare l'ambiente. Questo secondo me è il criterio completo su cui investire piuttosto che fare altri investimenti su eccetera. Quindi un ciclo fatto di informazione, di organizzazione della raccolta e poi una fase finale sfruttando le tecnologie che adesso sono state sviluppate. Ecco. Allora, se io fossi Roberto Fico, ma anche lui, andrei anche a casa di De Luca, non ci sono problemi. Dice dove ci possiamo incontrare e ci incontriamo, insomma. Mario sta sfuggendo e pensiamo che sta sfuggendo proprio forse come la nostra e magari anche perché siamo critici verso un sistema al quale De Luca dice di non appartenere, ma in realtà appartiene e come. E quindi il confronto per noi deve essere a quattro e non a due, come magari paventa un poco De Luca. E gli elettori devono non votare quello che compare di più in televisione con gli spot televisivi o di più sui muri delle città con i manifesti, ma invece gli elettori dovrebbero votare il candidato per quello che si confronta su temi, su problemi, su opportunità
e sa dimostrare di essere più convincente appunto rispetto agli altri candidati, non quello che investe più soldi in carta e in spot. Senta, lei fa il pubblicitario, quindi insomma è una materia. Sì, chiaramente vado anche contro me stesso, Ecco, posso anche infatti. guadagnare di meno, ma... Insomma, mi perdoni la battuta. Grillo, quando verrà nel nostro territorio? Allora, Se Grillo verrà di nuovo, perché già 3 insomma, non molti credo 3 settimane fa ne ha non, sì, non molti parlato. giorni fa ci è venuto a dare una mano nella raccolta delle firme che a noi, insomma, hanno chiesto i partiti con le regole che ci hanno posto di raccogliere e abbiamo raggiunto questo Si obiettivo. creare un problema, voglio le firme, non mettevano i certificati di accettazione della candidatura del Lazio, quindi. Quindi, comunque, diciamo che dovrebbe esserci oltre il 90, il 25 a Napoli, quindi ci sarà Quindi la molto. prossima sarà, anzi già questa è una settimana.